Quindi le probabilità che qualcuno si fermi adesso sono molto basse. Frank. I primi che sono passati, i primi. Siamo un po' stretti. Vabbè. Ok. Pantalung. Pantalung. Passa nessuno, non passa nessuno, non passa nessuno. Il primo che passa si ferma. Certo, siamo un po' stretti. Va bene, un'ora di viaggio così. La signora molto gentilmente si è presa il mio zaino. Ok. Oh, c'è anche il cuscino. La signora è stata molto gentile. Si è voluta prendere il mio numero. Può essere molto utile. Loro come gli altri. Dove voglio andare? Cosa voglio fare? Ma non lo so. Cioè, vogliono essere anche gentili, vogliono portarmi, ma so soltanto la città dove voglio andare, non so nient'altro. Ci siamo. Vai. Ok, mi sono fatto un'oretta di sonno così. Ho cominciato pure a sbavare. Sono le 2 del pomeriggio. Mini pausa ristoro, quindi anche la seconda destinazione l'abbiamo fatta. Dobbiamo arrivare alla terza, che sarà all'incirca un'oretta di macchina da qui. Sono le 2:10, sta procedendo. Il goal è assolutamente non arrivare tardi, che di notte non è mai buono viaggiare e poi ancora non so dove dormire, ho un hotel, non so niente. In questi posti sei l'unico che viaggia, non c'è mezzo turista, viaggiatore. Ah, secondo me sono gentili, mi è caduto una moneta da 10 baht. Infatti io l'avevo sentito, una cosa mi cadeva. Vabbè, me l'hanno riportato. I posti sono relativi, sono le persone che cambiano tutto. Se stavo in Sud America ne trovavo 3 di monete. Vabbè, pure a Napoli. Ok, quindi ci manca l'ultima tappa. Solo che c'è una piccola problematica. Sto nel bel mezzo di questa città che non ho mai visto. Questa potrebbe essere una strada buona per fare l'autostop, ma non è un'arteria principale. La più vicina sta a 45 minuti di cammino. Mi converrebbe fare l'autostop mentre mi avvio, senza stare fermo. Vediamo un po' se ci riusciamo. Quello che si può chiamare autostop itinerante. Fa un caldo micidiale. Sto sudando talmente tanto che sembra che mi sono fatto la doccia. Qui forse è un po' tosta rispetto a prima. Passano più macchine, ma mi sembra più difficile. Farlo qui è solo una perdita di tempo. E mi stanco anche di più perché ogni tot mi fermo sotto al sole, faccio l'autostop, non lo faccio, poi cammino. Meglio farsi questi ultimi 25 minuti di camminata e poi farlo sulla strada principale. Il nastro americano o nastro telato, pure nastro gaffer da avere in viaggio è fondamentale. Per qualsiasi cosa, per le scarpe, per lo zaino, per i fogli con cui dovete fare l'autostop che così diventano indistruttibili, se no non avete più una destinazione a cui arrivare. Fondamentale. Quella è la strada che va dritta, diretta a Pantalung. Hello. Water. Water. Cold. No, food. Namkeng, meme. Non voglio prendere il ghiaccio perché non so come lo fanno, se è con acqua sporca o meno. Mettiamo 2 minuti. Sto per darvi un indizio. Non so dietro come sia. Immagino non cambi molto. Possiamo andare. E anche a questo giro non ci resta che metterci e aspettare. Qui sono un po' diffidenti. Hey, Pantalung. Yeah. Thank you. Aspetta, metto di qua. Nice to meet you, Giulio. You're... Mike. Mike, are you? I'm... Kip. Kip. Mike e Kip. E anche questo passaggio è preso. Oggi stiamo a... Quanti passaggi? 4 passaggi. Ho avuto la fortuna che questi ragazzi sono proprio di Pantalung, cioè questo posto dove sto andando, che tra l'altro non conosco minimamente, mi è stato soltanto consigliato. E dovrebbe essere un posto non turistico.
E niente, mi stanno aiutando a capire dove dormire, però non è così facile perché non ci sono posti economici. Thank you so much. Ok. Italy, take one. Take this. Questo discorso che pago le persone con le caramelle è romantica come cosa. Allora, c'era la problematica di andare a dormire perché gli hotel qui costano una Madonna, ma ho trovato questa ciofeca. Per la modica cifra di adesso andiamo a vedere. Vediamo cosa ci aspetta. La mia ciofeca per 7 euro, tipo. Già il tizio mi voleva un po' fregare, mi voleva dare le stanze più costose e diceva che questa era rumorosa. Però sì, si sente un po' la strada, ma. C'abbiamo un telefono di ultima generazione, la carta igienica, lavarsi, doccia compresa col bagno e una bellissima sedia blu intonata con le tende. Ah, sì, i ragazzi di prima mi hanno accompagnato in hotel. Ma poi non c'è il condizionatore, fa un caldo bestia e questa è l'unica. È l'unico modo per raffreddarsi un pochino. Non avevo calcolato quanto fosse facile o meno fare una cosa del genere, ma oggi abbiamo fatto più di 100-200 km e completo autostop. Certo, sono partito alle 10 di mattina e adesso sono le 5 di pomeriggio. Ne vale la pena? Sni, se lo fate per risparmiare 7 euro di autobus, magari no. Se lo fate per fare un po' più, per entrare un po' più nel viaggio, sì. Prima di partire concretamente, addirittura avevo pensato di dire, ok, non voglio partire come i soliti turisti che si prendono gli autobus, cose così, ma voglio viaggiare in modo un po' diverso. Magari prendo una moto e vado. Cioè, una moto, un motorino, lo trovate da 250 euro, 500 euro. Non spendete più soldi in treni, autobus, eccetera, e bingo. Però poi mi sono reso conto che quella roba lì ti dà un'indipendenza. L'indipendenza l'ho sempre cercata. Cioè, chi non vuole essere indipendente ed essere dipendente dalle persone? Cioè, è una cosa che dà fastidio. Personalmente è una cosa che mi ha urtato sempre, fin da piccolo. Ho sempre cercato la mia indipendenza. Proprio per questo quello che vi sto per dire adesso va quasi completamente contro tutta la mia natura. Ovvero che essere dipendenti dalle persone in certi casi è la cosa più bella che si possa fare. In casi come questo, se uno si isola, trova la sua indipendenza e tutta una serie di cose, fa un viaggio un po' diverso. Comunque puoi entrare in contatto con le persone. Perché ti puoi fermare, puoi fare e dire, però sei appunto indipendente. Invece mi sto rendendo conto che se vuoi conoscere veramente un posto, di essere dipendente da quel posto, devi avere il problema di cercare aiuto agli altri. Infatti, pensandoci, il primo viaggio che ho fatto, il mio primo vero viaggio, quindi distinguiamo viaggio da vacanza, l'ho fatto in Irlanda a 19 anni, 20 anni, completamente in autostop. Completamente allo sbaraglio, senza esperienza, eccetera. Tuttora il viaggio più bello della mia vita, dove sono ritornato a casa con più domande, ma le domande giuste. Quella cosa lì l'ho ottenuta perché ero dipendente da quel posto lì, ero dipendente dalle persone che mi stavano attorno. Avevo bisogno del loro aiuto, non potevo farne a meno. Questa cosa qui ti porta per forza di cose a interagire, a comunicare, a entrare sempre di più in un posto. Volevo condividervi questa cosa che ho cominciato a percepire da quando sono arrivato qui in Thailandia, che è bella la propria indipendenza, è fondamentale cercarla, però se veramente si vuole conoscere un posto bisogna essere dipendente, bisogna starci quasi male, bisogna aver bisogno degli altri. Sempre con educazione, sempre cercando di dare il meno possibile fastidio e in modo tale da far sì che anche loro hanno più piacere di fare questa cosa. Certo, la verità è che quando fate un viaggio in un posto siete sempre ospiti, quindi alla fine prendete sempre molto di più rispetto a quello che voi potete dare, però è un inizio, dai.